Tocca adesso qui accanto a me c'è Gianluca Possenti delle famiglie Arcobaleno, che è l'associazione delle famiglie di coppie omosessuali. I genitori omosessuali. Ciao a tutti. Quando 18 anni fa feci il mio primo coming out con la mia famiglia, quello che dissi fu: io sono felice così come sono. L'unica cosa che mi dispiace è di non poter avere figli. Questo la dice lunga su quello che ci inculcano fin dal primo giorno di vita. E adesso, infatti, adesso per fortuna la cosa è cambiata. Dopo quasi 18 anni sto per diventare padre. E questo cambiamento così radicale nella mia coscienza di essere umano lo devo sicuramente in primis al mio compagno Francesco, che adesso è qui in mezzo a voi. Francesco ed io stiamo insieme da oltre 13 anni ed è praticamente dal secondo giorno della nostra storia che lui ha sempre manifestato la voglia di diventare padre. Ma nonostante tutto questo, la spinta finale in realtà è stata un'altra. Solo quando abbiamo conosciuto una coppia di uomini che aveva appena avuto una bambina bellissima e che anche loro sono qui tra noi, i dubbi che avevo si sono dissolti. Davanti all'amore, alla tranquillità, alla quotidiana normalità di quella famiglia, il cuore si è sciolto e gli occhi finalmente hanno iniziato a vedere. I muri che mi ero costruito intorno sono crollati. Io, nonostante avessi, come ho detto prima, tutti i miei dubbi, ho creduto sempre di poter essere un buon genitore, ma avevo paura di qualunque cosa, dell'assenza di tutele che in effetti le famiglie omogenitoriali hanno, degli assistenti sociali che non sapevo cosa potessero farci, del non sapere essere forte anche per mio figlio e non solo per me e per Francesco in quanto coppia. Ma forse dietro tutto questo, nonostante l'educazione ottima che ho ricevuto dai miei genitori, dietro tutto questo c'era la cultura che mi ha cresciuto e che ha cresciuto anche tutti voi. Ed è la cultura che afferma senza mezzi termini che una coppia gay è sterile, che non è una famiglia, che due uomini o due donne non possono crescere un bambino senza che questo presenti problemi, che un figlio ha bisogno della figura paterna e della figura materna. Sono stronzate, sono solo stronzate. In famiglia Arcobaleno, quando ci siamo iscritti, abbiamo trovato un numero incredibile di famiglie, ognuna con la propria storia. Ci sono donne single con un figlio, uomini e donne con figli che provengono da matrimoni precedenti. Ci sono coppie di papà e di mamma che hanno avuto bambini all'estero tramite fecondazione assistita o maternità surrogata, come me e Francesco. Ci sono coppie di donne che hanno avuto un figlio da un donatore amico. Ci sono coppie di gay e lesbiche che hanno intrapreso un progetto di genitorialità condivisa, scusate. Sono tante le famiglie, sono tutte diverse fra loro. E possiamo ancora inventarcene di nuove, anzi sicuramente le inventeremo perché fantasia ne abbiamo. Quello che però accomuna tutte è l'amore che le lega fra di loro. Un amore che lo Stato non ci riconosce, ma che esiste e come. E questo, di questo amore lo Stato prima o poi dovrà accorgersene. Lo slogan del Roma Pride di quest'anno è liberi tutti e libere tutte e rivendica un sacrosanto diritto a vivere la nostra vita fino in fondo, ad essere se stessi sempre, ad amare chi vogliamo amare. Ma prima di chiedere i diritti che al momento ci sono negati, e questo include la legge contro l'omofobia, include il matrimonio o la tutela del genitore non biologico, cosa che a noi di famiglia Arcobaleno sta molto a cuore, prima di chiedere libertà, quella con la L maiuscola, quello che dobbiamo fare è liberarci noi stessi dalle catene che abbiamo dentro, dai pregiudizi che ci portiamo dietro, dalle convinzioni che non sono nostre ma che ci hanno voluto imporre fin dalla nascita. Il Pride, questo Pride, è vero, è una festa, ma quello che molti non capiscono è che è la manifestazione più politica che abbiamo in Italia e nel mondo, è dove ci mettiamo a nudo, e non solo in senso fisico come i media vogliono mostrarci, è dove diciamo al mondo: eccomi, io sono così, non sono come volete voi.
ho una dignità come essere umano, non sono niente più di questo, un essere umano con tutti i diritti, la dignità e il rispetto che merita. Il Pride è dove ci mostriamo senza maschere, senza veli, alla luce del sole. Ed è dove gridiamo a chi ancora non ha la forza e il coraggio di mostrarsi: sono qui anche per te, sono felice, ho rispetto di me stesso e spero che domani sarai con me al mio fianco, perché è questo il vero scopo del Pride, portare più gente possibile a uscire fuori. La visibilità quindi è l'aspetto fondamentale della nostra battaglia per i diritti civili e per questo Famiglia Arcobaleno si batte ogni giorno, spingendo le famiglie che la maggior parte della gente pensa che non esistano, ma invece esistono e sono tante, ad uscire allo scoperto, a parlare nel quotidiano e alle folle come adesso me. Ma la visibilità è fondamentale per noi stessi anche. Se usciamo allo scoperto, paradossalmente, siamo più forti, perché non possiamo essere attaccati, siamo noi a parlarne per primi. Ed è fondamentale per chi sta accanto a noi e ancora si nasconde, perché da noi prenderà esempio, perché saprà di non essere più solo e capirà che davvero un altro mondo o un'altra vita è possibile. E se sente quella fitta dentro che gli dice di volere un figlio, saprà che può farlo, proprio come è successo a me, che ho preso il coraggio necessario a fare il grande passo verso la paternità solo attraverso l'esempio. Noi non siamo sterili, noi figli li facciamo e continueremo a farli, li cresciamo bene e loro sono felici come tutti i bambini del mondo e possono dirci quello che vogliono, ma se noi dentro ci sentiamo liberi per primi, se spezziamo le catene che ci hanno messo dalla nascita, noi siamo liberi. Grazie. Grazie a papà Luca Possenti, Famiglia Arcobaleno.